Quando parliamo di preghiera, intendiamo riferirci a ogni forma di relazione dell'uomo con Dio. In particolare, oggi vogliamo esaminare, trattare un po' di un aspetto della preghiera cristiana, che è quella del Santo Rosario. È una delle preghiere più conosciute, più popolari, più utilizzate ormai da secoli. Si costituisce nella ripetizione di alcune formule classiche molto importanti nella fede cristiana. Si ripetono il Padre Nostro, si ripetono le Ave Marie e altre formule di preghiera. Il Rosario, diffuso dal XII-XIII secolo, soprattutto per opera dei Domenicani, poi anche di tutti gli altri religiosi, ma soprattutto per la devozione e la volontà del popolo, costituisce una delle formule più comuni, più facili, con cui il fedele si relaziona alla divinità, al Signore. Cerchiamo di esaminare, di accogliere, riconoscere alcuni degli elementi che compongono la preghiera del Rosario. Per prima cosa, dobbiamo dire che ciò che la caratterizza è appunto la ripetizione di formule tutte uguali. È quello che agli occhi di molti può essere la cosa più noiosa, forse più pesante. In realtà la formula ripetitiva è una delle formule più elementari, più fondamentali della preghiera. In tutte le religioni si preferisce ripetere formule uguali piuttosto che inventarne di nuove e esprimere concetti più o meno complicati o spesso anche molto personali. D'altra parte, anche nelle relazioni umane normali, noi utilizziamo formule ormai conosciute, meccaniche. Io saluto una persona dicendo buongiorno, buonasera, come stai, come va. Sono formule ormai fissate che aiutano appunto a introdurre, magari a mantenere anche la comunicazione. Per questo la preghiera del Rosario, la preghiera ripetitiva, non è un fatto infantile o inutile. Anzi, vedremo che è davvero prezioso nella modalità che noi anche viviamo quotidianamente. Il Rosario è classicamente considerato una preghiera rivolta a Maria, ma questo non è del tutto esatto, perché anche se si ripete molte volte il saluto alla Vergine, a Maria, in realtà il segreto e il successo del Rosario è che è una preghiera completa, una preghiera cristiana, rivolta al Padre per il Figlio nello Spirito Santo, che evoca e chiama e già anche alla Madonna proprio come colei che ci aiuta, che ci accompagna, anche che ci istruisce nella preghiera. La preghiera del Rosario si compone classicamente di 5 poste di 10 rose, queste sono chiamate rosario, 10 pallini che corrispondono a 10 Ave Marie, poi una più grande che sarebbe il Padre Nostro e poi una conclusione, un inizio di questa corona cosiddetta, normalmente con 5 palline disposte in vario modo. E questa è la formula classica del rosario, cosiddetto rosario mariano. Ci sono poi anche altre forme di rosario, quello a 7 poste, che è considerata la corona francescana, quelle a minor, anche solo a una decina, che sul dito si fa presto ad avere, poi si ripetono più volte, e anche in altra maniera. Noi ci riferiamo ora al rosario mariano classico, che è stato anche sempre non solo promosso e diffuso nella Chiesa, ma anche molto amato dai grandi santi, dai sommi pontefici. Questo lo rende davvero una preghiera preziosa, è utilissima. Una preghiera non è utile solamente perché ottiene le richieste che ha. Questo, certo, lo si fa anche. Noi preghiamo invocando, impetrando delle grazie, dei favori, a volte anche dei miracoli. In realtà, come nel rapporto interpersonale, la preghiera deve esprimere prima di tutto una confidenza, una fiducia, quindi la fede in Dio Creatore, che è Padre, che quindi ascolta, conosce, esaudisce anche le necessità e i bisogni dei figli. Ma poi è anche una preghiera che nella caratteristica giudeo-cristiana si fa memoria, cioè ricordo e celebrazione di ciò che è avvenuto e avviene nella storia. Come il popolo ebraico ricordava
le opere che il Signore ha compiuto dalla liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, lungo il deserto e poi nella storia del regno con i profeti, eccetera. Così anche noi, meditando il rosario, ripercorriamo gli eventi della vita di Gesù, i cosiddetti misteri della vita di Gesù. E questo fatto non è semplicemente un ricordo storico o celebrativo, ma è un accorgersi che ciò che è avvenuto e avviene nella vita di Gesù Cristo avviene anche nella nostra personale e comunitaria esistenza. Allora, il rosario fino a qualche anno fa, diciamo fino agli inizi dell'anno 2000, era caratterizzato, diciamo così, da 150 Ave Marie, cioè da 15 misteri, diciamo così, suddivisi in 5 posti ciascuno. Erano cioè i misteri della gioia, i misteri del dolore e i misteri della gloria. Per comporre così un 150 Ave Marie, come sono 150 i salmi, è una triade, diciamo così, di misteri, ogni mistero 5 eventi. Però con l'inizio dell'anno 2000 il Papa San Giovanni Paolo II ha voluto completare questa preghiera aggiungendo altri 5 misteri cosiddetti luminosi, cercando quindi di guardare gli eventi della vita pubblica di Gesù, che ora vedremo. Quindi oggi il rosario mariano si compone di 20 misteri suddivisi in 4, diciamo così, 4 rosari da 5 decine ciascuno. Inoltre c'è da dire che il rosario non è solamente la recita del Padre Nostro e dell'Ave Maria, ma all'inizio, col segno della croce, siamo invitati anche a rinnovare la nostra fede e a pregare anche con altre formule, che sono l'inno alla Trinità, il Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e una o più giaculatorie che la tradizione della Chiesa ha ormai assunto. La più famosa è quella suggerita dalla Madonna stessa, dall'angelo meglio, ai bambini di Fatima: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. È una giaculatoria che si inserisce al termine della decina e dopo il Gloria al Padre. Ci sono poi anche altre invocazioni che nella libertà e nella devozione personale si aggiungono. Cuore di Gesù, fa chiutarmi sempre più, oppure se sempre sia lodato il Santissimo Sacramento o l'Eterno Riposo. Si aggiungono poi a secondo i luoghi, le tradizioni e le devozioni personali. Al termine della preghiera del rosario si conclude con il canto la preghiera del Salve Regina. Ora vediamo i misteri del rosario, così come la Chiesa li medita e li prega oggi. I misteri del rosario guardano quattro aspetti della vita di Cristo. Sono i misteri della gioia, che guardano cioè gli eventi gioiosi, belli, dell'incarnazione del Signore. E sono l'annuncio dell'angelo a Maria, che costituisce l'evento dell'incarnazione, dell'inizio di questa avventura straordinaria del Dio con noi, del Dio uno di noi, del Dio, del Verbo di Dio, della parola di Dio che si fa carne nel grembo della Vergine Maria. Un mistero enorme, davvero salvifico, che non può che riempirci di gioia. Il secondo mistero della gioia è il fatto che Maria va a visitare sua cugina Elisabetta, come l'angelo ha annunciato a lei appunto di essere in attesa del figlio. E questo evento, questo incontro è un evento di gioia, tanto che il bambino stesso nel grembo di Elisabetta, Giovanni Battista, esulta e sobbalza, e la madre, piena di Spirito Santo, e riconosce nella cugina non soltanto la cugina Maria, ma la madre del mio Signore. Che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E Maria esplode nel cantico del Magnificat, una preghiera stupenda. Il terzo mistero della gioia è la nascita di Gesù, avvenuta, ecco, a Betlemme nella notte, tra l'altro in una stalla perché non c'era posto per loro nell'albergo. Un evento grande, un evento
sfolgorante, un evento di luce in quella notte di dicembre. Il quarto mistero della gioia è il fatto che Gesù, essendo il primogenito maschio, viene offerto al Tempio dopo 40 giorni della sua nascita. Anche questo è un momento straordinario, diciamo di gioia, perché non c'è semplicemente il gesto del riscatto nell'offerta di questo primogenito, ma il vecchio Simeone, che si reca al Tempio, desideroso di poter vedere il Salvatore prima di morire, vede e riconosce nel bambino in braccio a Maria e Giuseppe il Salvatore ed esplode in un canto di riconoscenza e di gioia, anche se annuncia alla madre: una spada ti trapasserà l'anima. E anche la profetessa Anna, un'anziana donna, gioisce di questo, quindi un evento anche questo della gioia. Infine, il quinto mistero gioioso è il fatto che Gesù viene dimenticato, si perde, diciamo così, resta al Tempio di Gerusalemme quando aveva 12 anni e i suoi genitori non lo ritrovano. Però il mistero vuole ricordare proprio il ritrovamento di Gesù nel Tempio, dove stava tra i dottori interrogando e rispondendo loro. È un momento di gioia, anche perché indica la sapienza, la grazia e la forza di Gesù nel Tempio, nella casa del Padre suo, come dirà lui ai suoi genitori. Questi sono i cinque misteri della gioia, dell'infanzia praticamente di Gesù. Poi abbiamo i cinque misteri luminosi della vita pubblica di Gesù, che comincia col battesimo al Giordano, evento di luce, perché dice appunto San Giovanni che la voce dal cielo rivela che quello è il Figlio di Dio che occorre ascoltare. Il secondo mistero luminoso è la presenza di Gesù a Cana e la trasformazione dell'acqua in vino, perché non c'era più vino e si rischiava davvero di compromettere una festa importante come quella di nozze. È la Madonna che fa presente al figlio: non hanno più vino. E subito sarà lei a dire ai servitori l'unica frase che secondo il Vangelo la Madonna ha rivolto agli uomini. La Madonna parla poche volte, ma quando parla di solito rivolta a Dio o a suo figlio. Invece c'è un momento in cui la Madonna è rivolta, parla ai servi, ed è proprio a Cana, quando dice quella frase così importante che riassume tutte le varie apparizioni e messaggi che la Madonna può dare anche oggi: fate tutto quello che lui vi dirà. E Gesù appunto cambia l'acqua dentro gli otri in vino ottimo. Il terzo mistero luminoso è la trasfigurazione di Gesù, scusate, è la predicazione di Gesù pubblica, quindi l'annuncio del regno di Dio, il discorso della montagna, l'annuncio della salvezza che viene appunto donata gratuitamente da Dio. E il quarto mistero luminoso è la trasfigurazione di Gesù sul monte, davanti ai suoi discepoli prescelti, Pietro, Giacomo e Giovanni. È un momento anche questo forte di rivelazione. Si trasfigura il volto e i vestiti di Gesù e appaiono anche Mosè ed Elia che discorrono con lui. È un momento importante che sarà certamente scolpito nella memoria e nell'impressione degli apostoli. Ne parleranno poi anche dopo la risurrezione di Gesù. Infine, il quinto mistero della luce e come l'apice della vita pubblica di Gesù è l'ultima cena, la cena nel cenacolo, poco prima di offrire la propria vita al Padre e agli uomini, che appunto Gesù vive con i suoi discepoli. È una cena che comincia con la lavanda dei piedi, con un gesto di servizio umile che Gesù stesso pone ai suoi discepoli, gli apostoli, chiedendo che facciano anche loro lo stesso. E culmina questa cena con l'offerta del suo corpo e del suo sangue nel segno del pane e del vino. Un grande mistero che poi è il mistero dell'Eucaristia. I cinque misteri dolorosi invece guardano la passione e morte di Gesù.
quindi dal primo mistero doloroso, che è l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi, nel Getsemani, laddove lui arriva a sudare sangue, comprendendo su di sé il male che opprime l'uomo per tutti i secoli, ha davanti a sé, forse in sé, le ingiustizie, le cattiverie, gli abomini che noi combiniamo, che l'umanità ha combinato e continua a fare nella propria storia. E il secondo mistero doloroso è invece il processo, è l'accusa, è la fustigazione di Gesù. Gesù viene condannato dal Sinedrio, poi viene portato da Pilato, perché il potere di vita e di morte era del procuratore romano. E Pilato, prima di ucciderlo, forse anche non voleva ucciderlo, e lo punisce come si punivano i malfattori, con la fustigazione. Ed è una scena terribile e straziante. Tra l'altro non era prevista per coloro che poi dovevano essere condannati a morte, perché bastava la crocifissione. Invece Gesù fu forse l'unico che ricevette prima la fustigazione e poi la crocifissione. Il terzo mistero doloroso è la coronazione di spine. Si vuol guardare questo momento, che fu un momento di scherno, perché i soldati romani, sapendo che avevano preso il re dei giudei, ne fanno una burla, lo vestono con un manto rosso, gli danno una canna e poi appunto gli danno una corona, però fatta di spine, che colpisce e fa insanguinare il suo cranio. È una tortura terribile, dolorosissima tra l'altro. E noi la vogliamo guardare proprio per comprendere che in Cristo impariamo che il vero potere, la regalità, non è quella di dominare e opprimere gli altri, ma è piuttosto il servizio, anzi l'offerta di sé, l'amore verso gli altri. Infine, il quarto mistero doloroso è la salita al Calvario. Gesù è carico della croce e porta la croce con sé, su di sé, fino al Calvario. È la famosa Via Crucis, che poi con un'altra devozione si percorre attraverso 14 o 15 stazioni. E lo ricordiamo anche nel Rosario. Infine, il quinto mistero doloroso è la morte di Gesù sulla croce, inchiodato sulla croce e trafitto anche dalla lancia. Questi sono i misteri dolorosi che ci aiutano a guardare, a contemplare e a soffrire con Gesù nella sua passione e morte. Infine, abbiamo i cinque misteri gloriosi: la gloria, la risurrezione, la vita piena di Gesù e della Chiesa. Il primo mistero glorioso è la risurrezione di Gesù. Dopo 3 giorni dalla sua uccisione sulla croce, e nel suo giacere nel sepolcro, Gesù vive, risorge. È interessante, Gesù è stato probabilmente ammazzato il 7 di aprile dell'anno 30 d.C., ma se vogliamo dire quando è risorto, dobbiamo dire che Gesù è vivo oggi. La risurrezione è proprio questo evento di salvezza che supera il tempo e lo spazio. E il secondo mistero della gloria è l'ascensione al cielo. Gesù, dopo 40 giorni in cui appare anche ai discepoli, a diversi personaggi, eccetera, dopo 40 giorni pone fine a questa esperienza fisico-spirituale, perché appare con un corpo, riesce a mangiare, lo toccano, però supera i limiti, passa i muri e le porte chiuse. Quindi è un'esperienza particolare in questi 40 giorni, ma finalmente Gesù, davanti anche ai suoi discepoli, sale al cielo. Come dire che ha concluso la sua esperienza terrena, ma continua a essere presente nella gloria e nella Chiesa. Ecco allora il terzo mistero glorioso, che è la discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Questi uomini, questi pescatori impauriti e un po' incapaci, traditori anche, diventano pieni di quella luce, di quella forza che viene solo dallo Spirito Santo, e accompagnati ancora da Maria diventeranno davvero gli annunciatori, gli apostoli della buona notizia, del Vangelo. È un mistero grande, il mistero che apre a tutta l'esperienza della Chiesa, che è vista negli ultimi due misteri gloriosi attraverso la figura di Maria. Perché noi crediamo che ciò che
si sa e si dice della Chiesa è condensato ed è presente in Maria. Ed è e deve e può essere presente nell'anima di ciascuno. Quindi si dice della Chiesa ciò che si dice in Maria in particolare e ciò che si dovrebbe dire anche di ciascuno di noi. Il quarto mistero glorioso allora è la assunzione di Maria Vergine al cielo. Maria non muore, si addormenta o forse anche spira, ma il suo corpo non si disfa. Viene portato dagli angeli in cielo. È come un anticipo, è come una resurrezione. Anche Maria, diciamo, risorge in questo evento, questo che noi chiamiamo l'assunzione della Vergine Maria in cielo. E finalmente, il quinto mistero glorioso è l'incoronazione di Maria come regina del cielo e della terra, nella gloria degli angeli e dei santi. È il destino di Maria, ma è anche il destino, la finalità della Chiesa. Anche noi tutti, membri della Chiesa, battezzati, figli di Dio, siamo chiamati a quella gloria infinita nel Regno dei Cieli. Ecco, allora, questi 20 misteri che guardano Gesù Cristo, ma riguardano ciascuno di noi, sono pregati nel Rosario, ma dovrebbero essere soprattutto meditati. Ecco perché nella recita del Rosario, soprattutto in quello comunitario, quello fatto personalmente spesso semplificato, ma quando si riesce a pregare insieme, è bene avere per ogni mistero un brano del Vangelo, del Nuovo Testamento e magari anche un momento di silenzio per riflettere, per attuare personalmente. Tu ti puoi chiedere, ma anche a me il Signore si rivela come l'angelo ha rivelato la Madonna? Anche in me il Signore vuol nascere e crescere. Ecco, anch'io posso essere presente alla sua nascita a Betlemme, forse magari come un pastore, forse addirittura come un animale, però ci sono anch'io e Gesù non disdegna di nascere anche in me, anche se la mia vita, forse il mio cuore è conciato male, forse come una stalla. E così via, no? Tutti i misteri possono davvero essere meditati come qualcosa che tocca la mia vita e che quindi richiama la mia risposta. La risposta, ci insegna ancora il Rosario, non è semplicemente statica, ferma, stai lì e pensi al Gesù, ma ci richiama alla vita, alla missione. Siamo chiamati davvero ad essere anche noi missionari, ad essere come Maria in fondo, collaboratori della realizzazione della volontà di Dio. Essere anche noi, dare anche noi la nostra parte, anche nel momento difficile, anche quello della sofferenza, della persecuzione, dell'incomprensione, delle ingiustizie, della malattia e della morte, perché sappiamo che col Signore poi si risorge, si arriva nella gloria. Ecco, questo e molto altro sarebbe da dire riguardo al Rosario Mariano, ma forse la cosa più bella e la cosa più importante è che noi riusciamo a pregare anche ogni giorno il Rosario. Mio confratello anziano diceva noi manifestiamo la preghiera nelle diverse tappe della nostra vita. Quando si è piccoli si impara sì e no il Padre Nostro e l'Ave Maria. Un po' più grandi si riesce a dire magari una decina ed è già qualcosa. Quando poi si è maturi si prega tutto il Rosario ogni giorno. E quando si è anziani si vorrà anche pregarlo forse 3 o 4 volte al giorno. Non tanto come compagnia, non tanto come passatempo, anche se anche questo aiuta quando sei in viaggio, quando devi aspettare. Io ho imparato in missione quando dovevo fare la fila negli uffici amministrativi e il tempo non passava mai. Ecco, invece di arrabbiarmi come mi capitava le prime volte, ho cominciato poi un po' a calmarmi pregando il Rosario. Comunque, quando poi si è più grandi e più maturi, si capisce che davvero c'è più da affidarsi al Signore che presumere di poter noi risolvere le cose. Auguro a tutti davvero che come cristiani, come fedeli, come persone che sperimentano anche la grazia di Dio, possiamo crescere, non tanto nella recitazione frequente o moltiplicata dei rosari, quanto nella comprensione e nella condivisione dei misteri che il Rosario ci richiama e che toccano la nostra vita, così come toccano e guidano la vita della Chiesa.